Silvia Salvarani, presidente dell'associazione Cappelletto Reggiano. E come mai questa idea di costituire questa associazione? L'idea parte è tanto tempo che ci penso. Stamattina in conferenza ho detto che è dal 2013, ma forse anche prima. Dovevamo dire che esiste il Cappelletto Reggiano, che fa parte del nostro patrimonio, che è importante promuoverlo e creare anche sinergia con i nostri vicini di casa, dal Tortellino al Cappelletto Romagnolo all'Anolino. Però far presente che il Cappelletto Reggiano c'è, che è diverso, similare, ma è diverso dagli altri. Ecco! Ci guardiamo la diffusione geografica. E trovavo, secondo me era importante promuoverlo, dare quell'importanza che ha sempre avuto nelle case, nelle famiglie, che è sempre stato fatto nei momenti principali della vita. Era importante e noi dobbiamo mantenere questa importanza e farlo conoscere in giro per il mondo e anche nella nostra zona, cioè dargli un'identità. Lei prima ha detto che nel suo ristorante molti clienti vengono e le chiedono i tortellini. Sì, lei cosa gli risponde? Tortellino. Forse è nato anche per questo motivo, no? Tortellino. Davanti al menù c'è scritto cappelletto, non c'è scritto cappelletto reggiano, c'è scritto cappelletto. E mi dicono, ah sì, io ho deciso, voglio il tortellino. No, il tortellino non ce l'abbiamo. Ma come non ce l'avete? C'è scritto, no, è il cappelletto, non è il tortellino. Cioè, questo era un gioco per dire assolutamente che dovevamo fare chiarezza. Ma per ora è che il partigiano c'è. Però il cappelletto... Qual è stata la vostra prima iniziativa pubblica che farete? A parte questa. Adesso, a parte questa qua, adesso ci riuniremo... probabilmente dovremo passare l'estate per fare un'iniziativa vera e propria e abbastanza grande. Può essere un convegno, chiamando se possibile anche in tutta l'Emilia Romagna. Ognuno rappresenta una sua pasta ripiena, le vorremmo richiamare per fare uno studio più approfondito sulla storicità di tutte queste paste ripiene.